Buongiorno amici crociati dal vostro Crusader. Oh madonna, sciogli lingua la mattina, difficile, difficile. Quindi mi raccomando, state calmi, state sereni. Ieri conferenza stampa del Parma Calcio, nuova presentazione del direttore sportivo Carli. Io vedo un pessimismo, cioè, allucinante, pazzesco. Neanche ai tempi di Manenti veramente eravamo così preoccupati. Anzi, siamo più preoccupati adesso che hanno parlato che prima che erano in silenzio. Quindi, secondo me c'è qualcosa da vedere, da parlarne, perché secondo me c'è qualcosa che non funziona. O comunque una preoccupazione immotivata, perché ieri, secondo me, i soci sono stati chiarissimi. Ieri abbiamo fatto, tra l'altro, un approfondimento sul canale Papyrus Ultra. Andatevelo a rivedere se volete. C'è la live reaction post conferenza, dove ne parliamo un po' più chiaramente con Giuseppe e Andrea. Qui però siamo, perché io ho visto troppo pessimismo, cioè questo video era da fare perché voglio capire veramente quanti adesso sono ancora preoccupati o no di questa situazione. Secondo me i soci sono stati trasparenti ieri, sinceri, hanno parlato bene, anche il direttore sportivo ha detto la sua, quindi secondo me possiamo stare tranquilli. E la cosa fondamentale di quello che abbiamo parlato è lo stadio, cioè il progetto stadio è quello che secondo me è quello che chiude il cerchio e fa capire quanto in realtà il progetto sia serio e come sia motivata la situazione di rinquadramento della squadra, quindi ringiovanimento, anche perché chiaramente i soci sono qui da 5 anni e non abbiamo mai avuto problemi. Bisogna però creare un patrimonio di questa squadra, stanno rifacendo il settore giovanile, piano piano verranno fuori i ragazzi, cioè una cosa che bisogna fare step by step. Io ricordo ai tempi di Ghirardi che secondo me è stato molto fumo e poi abbiamo visto che l'arrosto si è bruciato perché è successo quello che non doveva succedere. E quindi sì, è vero, ci hanno portato in Europa, ma con tutti i danni conseguenti. Quindi secondo me il discorso che fanno i soci è chiarissimo, è questo. Loro dicono che vogliono che il progetto sia serio e sia a lungo termine. Il Parma non deve avere gli stessi problemi che ha avuto negli anni precedenti, quindi bisogna portare una stabilitura della squadra, dai cavolo, bisogna riuscire a creare un patrimonio e poter far sì che la squadra si mantenga nel tempo. Quindi chiaramente qualche big lo hanno già detto, andrà via, perché bisogna portare money e riuscire a acquistare giovani che poi nel futuro possano essere il vero, comunque la vera spinta della squadra, e creare quello che creano un po' tutte le altre squadre. Non dico un modello Atalanta, ma comunque ci si potrebbe arrivare, soprattutto se entreranno veramente questi catarioti. Io adesso sono curioso di vedere il progetto stadio, perché quello secondo me è uno dei punti fondamentali e cruciali, e sono curiosissimo, e secondo me anche quello è quello che spingerà poi gli arabi a finire e chiudere l'investimento, perché se si riuscirà a portare il progetto stadio al punto in cui dovrà essere, allora c'è il discorso che sarà quello che sarà, che si può fare e creare una cosa veramente bella. Anche Carli ne ha parlato, quindi secondo me il punto è quello. Vedremo se sarà come ha detto, anche perché parliamoci chiaro, la situazione è cosa facevi? Rimanevi così? È vero, l'allenatore, anche lui l'ha detto, non l'avrebbe cambiato, probabilmente neanche io l'avrei cambiato, ma più che altro anche per i tempi, perché tra poco inizierà il campionato e quindi secondo me è un po' un rischio questo. Però dare motivazioni nuove, l'allenatore nuovo, è così, secondo me può essere uno stimolo in più. Domani, probabilmente oggi ci sarà la presentazione, domani ne riparleremo insieme, di modulo e quello che potrebbe essere la squadra. Io dico la mia, secondo me siamo in mani sicure, anche Lucarelli l'ha detto, e probabilmente anche il discorso che faceva Carli è stato sincero. Io sono qui, sembrava un po' da traghettatore, no? Io sono qui e devo fare il mio, però poi ci sarà Lucarelli che mi sta dietro, perché poi sarà lui, sembrerebbe, il futuro direttore sportivo della squadra. Quindi si daranno una mano a vicenda. Lucarelli, che ha motivazione e voglia di fare, spingerà Carli a fare di meglio. Carli, secondo me, è venuto in una società dove può dargli anche quella immagine, quella visione, di quella visibilità che può far bene a un direttore sportivo, e quindi
sono molto fiducioso, sono molto fiducioso. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione e vedere cosa succederà. Ditemi la vostra, mi raccomando, sotto nei commenti cosa ne pensate di questa situazione, chi, quale big fareste partire, perché anche lì capire quale big, perché è vero che sarà tutto dipeso dalle richieste, perché qui non stiamo, attenzione, anche Carli l'ha detto, non stiamo svendendo i giocatori andranno via solo se ci sarà l'offerta giusta, perché solo con le offerte giuste poi puoi creare un patrimonio della squadra e comprare giovani che poi possano dare, e comunque possano valere, importanti, se no senza money no soldi no cammello. Quindi ragazzi, mi raccomando, ditemi la vostra. Io, se volete sapere la mia, tra i big che non farei mai andare via, sicuramente il primo è Kučka, perché secondo me per il centrocampo e comunque per spogliatoio e tenace, è sempre uno degli ultimi a mollare, quindi sicuramente lui è quello che non farei partire. Alves potrebbe essere l'ultimo anno, quindi con me potrebbe rimanere, con me no, perché comunque la difesa sicuramente sarà da svecchiare, tenendo conto che siamo una delle squadre più vecchie della Serie A, quindi tutti. Poi ecco una cosa importante che volevo chiedere, quella di Inglese: ma come fai a decidere di vendere Inglese se non l'hai mai valorizzato? Vuol dire che devi fare una minusvalenza assurda, assurdo. Tutti che dicono vendete Inglese, perché io ne ho pagati 25 da dare al Napoli, adesso lo dovrei vendere a quanto? A 18? Io me lo tengo, so che può far bene, speriamo che questo sia l'anno buono, che non si infortuni e che rimanga in sesto con l'aiuto anche di Cornelius, che può alternarlo, oppure chissà, giocare insieme. Vediamo un po' il modulo di Liverani, quale sarà, se sarà lui l'allenatore. Aspettiamo l'ufficialità. A presto crociati, ci vediamo domani.